Grazie Presidente Verdi, grazie a tutti per l'invito, grazie anche per la scelta del tema che in qualche misura però mi sembrava forse obbligata, nella misura in cui è arrivato il momento di rendersi conto che un pezzettino della storia portata avanti da un'istituzione soltanto dal proprio punto di vista non è idoneo a intervenire e risolvere o comunque tentare di risolvere efficacemente l'assetto attuale che si è ormai concretizzato. E al contempo però non dobbiamo dimenticare, questo qua mi sembra un richiamo giusto che faceva il dottor Mezza, cioè qua noi stiamo guardando tutte le i rischi, i pericoli che ci sono ovvi, evidenti, delle modalità con cui i dati hanno inviso la nostra vita, dell'intelligenza artificiale, algoritmi e compagnia. Al punto che si potrebbe, perché Marx diceva che sono gli uomini che fanno la storia, ora non siamo neanche tanto più certi che la storia stia in questi termini. Siamo noi, ce lo fanno capire, crediamo di farlo noi, lo fa qualche altro. Tuttavia, all'interno di questo, come dire, quadro di pericoli, è evidente che non è impensabile fare passaggi indietro dal punto di vista tecnologico, perché vi sono tutta una serie di sviluppi di queste tecnologie che in realtà fanno bene a tutti. Ne dico una per tutti: la telemedicina è un tipo di utilizzo, strumento che è reso possibile soltanto da questo tipo di tecnologie avanzate, e ora ancora di più lo sarà con 5G, tale per cui consentirà la possibilità di essere curati, di essere operati da persone senza necessariamente essere lì, e anche per coloro che, quindi, come diceva il dottor Mezza, non sono vicini al grande ospedale, al grande fabbrico. Quindi, e in ogni caso, ormai le cose sono andate talmente avanti che pensare di tornare indietro è pura utopia. No, bisogna capire come riuscire a intervenire su questo fenomeno, su questi fenomeni, per evitare i rischi, quelli più pericolosi di tutti, tra i quali ovviamente il primo è annoverato, l'ha citato il dottor Posterano, cioè il presidente Verdi, Fabio Passaro, la corretta formazione del consenso democratico, perché se no poi sì, ci possiamo andare a occupare del profilo consumatore, pratiche commerciali scorrette, concorrenza, ma a monte si pone il tema di far sì che chi sceglie, chi se lo faccia secondo il proprio convincimento, secondo dati veri, possibilmente fatti, verificabili, e non su un pensiero unico che mi viene veicolato in ragione delle mie precedenti ricerche fatte sul web, delle mie espressioni postate su Facebook o su alcune. Quindi questo è il rischio maggiore di tutti. Come si risolve? Il rischio che, tra l'altro, scusatemi, è ancora più aggravato oggi se non si interpreta correttamente e non si regola correttamente l'avvento del 5G rispetto alla net neutrality. Perché noi in Europa abbiamo questo regolamento del 2015 sulla net neutrality, che è un punto di equilibrio secondo me abbastanza corretto, ovviamente poi andrà aggiornato, rivisto e quant'altro, ma le stesse modalità con cui la rete 5G è strutturata, lo slicing, lo orchestration, ove non vengano interpretati in modo corretto, potrebbero portare a fare ritenere un servizio specializzato ex se attribuzione di una fetta di rete come tale in grado di derogare poi al principio della net neutrality. Tradotto, che succede? Succede che, se così venisse interpretato, ma non deve essere interpretato così, su quel determinato parte di rete sarebbe sottratta al principio di proporzionalità e di non discriminazione, perché i dati viaggino, ma chi paga di più potrebbe avere, come dire, la precedenza su tutti gli altri. Il che si risolverebbe in un problema sicuramente di consenso democratico, ma anche in un problema concorrenziale, perché le piccole start-up, per poter offrire i propri servizi, devono essere in grado di farli arrivare i servizi offrirli ai destinatari. Quindi il tema è complicatissimo. Dicevo, che cosa, come fare? Secondo me è arrivato, lo è sempre stato, ma oggi ancora di più, il momento di una virtuosa interazione tra tutta una serie di plessi normativi e istituzioni che sono chiamati ad applicarli. Non basta la concorrenza da sola, diceva Fabio Bassano, non c'è dubbio.
Io aggiungo che secondo me non basta neanche concorrenza e tutela del consumatore da soli, perché non si può prescindere dalla protezione dei dati, non si può prescindere dalla regolazione poi di quel determinato ambito. E non basta neanche questo. L'altra cosa che va sicuramente rafforzata, però in questo l'Europa ora nel 2017 ha adottato questo nuovo regolamento sulla cooperazione tra autorità e tutela del consumatore, il regolamento CPC, che entrerà in vigore a gennaio 2020, perché ci deve essere un'interazione all'interno dei singoli paesi, in primo luogo tra coloro che sono deputati ad applicare discipline diverse, in modo convergente. Successivamente la questione va esportata a livello europeo, perché è evidente che se noi ipotizziamo, come dire, modelli applicativi diversi di regole che non possono che essere però formate da concetti ampi, cioè soprattutto in questo settore pensare di riuscire a codificare in modo analitico le singole condotte in modo tale che poi nulla possa sfuggire è il modo migliore, perché invece sfugga, perché è fin troppo evidente che i tempi già dell'adozione del testo normativo sono tali che quel momento, diceva anche Fabio, diceva anche Mezzi, già la storia è andata avanti, tu stai andando a regolare una storia che non c'è più. Ma se noi invece pretendessimo di descrivere in modo, come dire, proprio puntuale tutte le singole fattispecie, così abbiamo la certezza del diritto, bene, forse abbiamo la certezza del diritto, ma anche la piena consapevolezza che vi saranno mari e monti che resteranno fuori dall'applicazione di quella fattispecie. Senza delega, può, sì, certo. Allora, a questo punto, per dare dignità a questo ragionamento, che non ce l'ha finora, devo ipotizzare. No, prego. La norma non basta, diciamo. Uno spazio negoziale che renda adeguatamente no, però non mi ha fatto finire, perché sennò questa osservazione la faceva. No, io andavo da un'altra parte. Non è che la norma ma la norma non basta mai. C'è la norma solo in quest'ambito. Vero che il Brocardo vecchio diceva ibi societas, ubi societas, ibius, ubius, ibi societas, però il mondo nel frattempo è cambiato. E la descrizione, l'affermazione del principio esclusivamente con l'imposizione della previsione legislativa, ove non seguita, soprattutto in quest'ambito, poi dalla declinazione in concreto di come quel determinato principio trovi applicazione in quella determinata fattispecie, che però non può essere lasciata al precetto generale astratto, ma necessita di una sua concretizzazione da parte delle istituzioni chiamate ad applicarlo. E poi in questo, ma vale un po' per tutti, però diciamo, io parlo come antitrust, i concetti che presiedono il diritto antitrust sono per definizione, sono i famosi concetti giuridici indeterminati. Il mercato rilevante, lo vogliamo definire nella norma, è impensabile. La posizione dominante è tutto quello che ne consegue, ma dico, faccio questo esempio ridotto alla concorrenza, ma lo possiamo esportare in tutti gli altri ambiti. Però i tempi con cui si interviene e le modalità con cui si declinano le cose, a me è piaciuta molto l'idea che insomma Fabio Bassani ha esposto delle modalità con cui rendere conformi all'interno del mercato europeo, perché poi oltre diciamo lo stato dell'arte non possiamo andare, e quindi già, come dire, con una necessaria rinuncia a intervenire in modo globale, perché poi i fenomeni, sì, il mercato europeo è un pezzettino grande della storia, ma non è tutta la storia, ma sotto quello non possiamo andare, e cioè verifica da parte, ripeto, con una collaborazione strettissima da parte di tutte le istituzioni che sono deputate all'applicazione dei vari ambiti, in modo tale che una volta che si identifica in che modo quel concetto generale è da ritenere in violazione di legge sulla base della contestualizzazione nel caso di specie, farne un condiviso elenco, un condiviso linee guida, poi per il nome lo si trova, ma insomma in modo tale che si possa avere sì, prima all'interno dello Stato membro e dopodiché in tutta Europa un assetto che possa declinare con quella utilità che è impossibile richiedere alla normativa primaria per i suoi tempi.
per i suoi tempi di adozione. Altre modifiche invece probabilmente potrebbero essere importanti da assumere già ora, perché, va bene, i giganti del web, benissimo, però è stato chiamato dal presidente Vero il fenomeno dei killing mergers, cioè che sfuggono al controllo di tutte le autorità, per la semplice ragione che gli attuali criteri, in forza dei quali poi le autorità antitrust nazionali o comunque sia poi quella Commissione europea esaminano e possono esaminare, richiedono il raggiungimento di certe soglie di fatturati da parte delle imprese coinvolte nella concentrazione. Quello che invece stanno facendo loro è che se c'è qualcuno che capiscono e le verificano tutte che sta succedendo sta venendo fuori un'idea interessante, ma stiamo parlando di piccole start-up 10-15 milioni di fatturato, anche di meno, loro sono in grado di identificarle, probabilmente grazie ad algoritmi, e di acquisirle. A quel punto nessuno controlla più niente, viene bloccata in radice la stessa possibilità che venga che un concorrente si affacci in quel determinato mercato, o ancora di più, che non esorga un concorrente in un mercato non direttamente di interesse o comunque dove non è presente il gigante, ma contiguo, perché ormai c'è questa espansione in tutti i vari mercati, come dire, appunto, vicini l'uno all'altro, e questo avviene in modo sempre più preoccupante. Chiudo perché insomma sono tanti colleghi molto più autorevoli di me che devono parlare. Mi aveva colpito questo tema che negli Stati Uniti in questo momento stanno peggio di noi. Dunque, stanno peggio di noi però perché la politica antitrust che è stata fatta negli Stati Uniti nell'ultimo periodo è una politica che ha ritenuto di dover privilegiare assetti di efficienza senza preoccuparsi poi delle ricadute ulteriori, che il disinteresse anche poi degli effetti complessivi di certi aumenti dimensionali non del tutto in linea con la storia poi antitrust degli Stati Uniti, no, perché insomma abbiamo il TNT, insomma, ricordiamo tutti i vari, però sono stati anni e anni in attesa, no, niente, alla finestra non c'è problema, il problema c'è. E questa cosa qua però ce la dobbiamo ricordare anche quando ora vengono fatte tutta una serie di stati membri, una serie di proposte per far sì che per esempio il controllo delle concentrazioni a livello europeo dopo Siemens-Alstom sia invece reso più morbido perché abbiamo gli altri che vogliono. Questo però, diciamo, bisogna stare attenti a valutare, perché alla fine della fiera ci sono sempre i consumatori che rispondono e comunque subiscono le conseguenze. Quindi tutto sommato, sotto questo profilo, l'Europa mi sembra che possa, magari abbia dato sotto questo ambito un discreto contributo. Non mi arrenderei, non direi che la partita è chiusa, nella consapevolezza che non possiamo tornare indietro. No, ma io infatti non è che dicevo che avesse chiuso, dico, io sono convinto che le istituzioni, cooperando tra di loro a livello nazionale e sovranazionale, e anche queste occasioni nelle quali le idee interessanti fluiscono forti, sono i momenti attraverso i quali, consapevoli che dietro non si torna, dobbiamo anche essere, diciamo, un minimo di speranza, perché il futuro lo possiamo anche costruire insieme in modo che non si traduca in un massacro per tutti. Grazie.